Ragazzi, benvenuti, bentornati sul canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su LEGO Movie 2 Videogame. Ho pensato di cambiare personaggio perché magari con un boss più cattivo possiamo affrontarlo in maniera migliore. Naturalmente qua se dovete video come sempre mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. Abbiamo Barbacciaio, Profezia e tra l'altro ho visto che in alto là ci sta un mattoncino che ci potrebbe interessare. Secondo voi, con la coscia sciangata e il leoncino, se ci metto un... L'ho notato proprio in questo momento. Chissà se riusciamo a saltare fino là sopra. Provo a metterlo di qua, che secondo me è meglio. Qui siamo più sotto. Vediamo un po'. No, non credo di farcela, di poterlo saltare. Forse, evidentemente, forse beccheremo un altro veicolo. E successivamente potremo sbloccarlo. Vabbè, nel frattempo ci becchiamo tutta roba che sta dentro sti forzieri. Becchiamo tanta roba, i cimeli ce l'hai dati, che sono importanti. E vai. Giunga sorelliana, perfetto. Qualcosa l'abbiamo becchiata, certo. 30%. Dov'è che andiamo adesso? Abbiamo sbloccato Harmony City. Sì, dobbiamo andare ad Harmony City, vai. Allora di là? Tranquillo? Oh, vabbè, la città sembra abbastanza... Guarda che sole che c'è. Senza tranquillo. Quindi stai cercando i tuoi amici. Forse la mise sbagliata, ragazzi. Oh, è la cerimonia. Ok, andiamo a chiedere in giro in città. Ma chi sei? Ma sei vestita da Wonder Woman? Che c'è? In quel posto inquietante e misteriosamente pulito, trovammo qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Forse i cittadini avrebbero potuto dirci qualcosa in più. Ma mi sa di sì. I miei amici in città potrebbero aiutarti, andiamo a chiederglielo. Se? Non lo so, aspetta. Sono un po' preoccupato, Ma che è Harry Potter? Ma pare Harry Potter. Che città strana, ragazzi. Ho visto Wonder Woman. Quello sembra Harry Potter. E questo? Ma questo è Robin. Ma porca paletta. Sono confuso, La mia casa avrebbe bisogno di una integgiata. Mi daresti una mano? Vabbè. Avete chiesto di integgiare casa? Certo, sì. Tranquillo. Ma figurati, Robin. Figurati un po' se non ti tinteggi a casa. Certo, non te la faccio di un colore bello. Te la faccio anche una mezza schifezza. No? Grazie, hai perfino usato il mio colore preferito. Ma va, come facevi a saperlo? Vabbè. Che ti devo dire? Non avremmo mai immaginato di dare una mano ai membri della Justice League con le loro faccende, ma almeno non davamo troppo nell'occhio. Ok. Già, quello non era Robin, ok. Da questa parte, credo. Là credo che ci sia... un forziere, ok. La mia. Ci siamo? Ok, grazie del cimelio, ok. Là credo che ci sia un bel mattone che ci può interessare. Ok. Devo ancora capire sto cura che cavolo serve che ogni volta se ne scappa. Vabbè. Ho sentito un cazzo. Chi è questo? Oh, ho bisogno di un tosaerbe molto potente. Cyborg. Molto potente per fare questo lavoro. Pensi di riuscire a trovarne uno per me? Non lo so. Lo so, ma non posso saltare. Ok. Posso provarci, Cyborg, aspetta. Vediamo un po' se riesco a becchiarlo. Che cavolo è? Oh. Ah, perfetto, ci vuole un po' di corrente. Tranquilli ragazzi, adesso mettiamo un bel generatore. Inventare veicoli, rigatore, scegatore, generatore, ok, ok. Zuppere. Oh, c'è roba qua, dobbiamo recuperarla. Sembra un treno veramente, non sembra un generatore. Scusami, ma questo ce le becchiamo tutte quante perché mi serve. Aspetta, qua ci sta un altro. Aspetta. Grande.
Poi in questa città ho beccato un sacco di mattoncini, eh. Ci salgo su. Sì, ok. Che messa in moto. Sì, dobbiamo portarla a Cyber per qua, eh. Occhio. Vai. Permesso. Ho detto permesso. Allora, guarda che là ci sta un forzierino, eh. Scusate. Sento un gatto, sento. Ok. C'è anche un cane. Beccato tutto? Pare di... sì. Aspetta, che qua ci sta... Non solo il cimelio, ma qua ci sta pure un'altra cosa. Attenzione. Ok, beccato. Che cosa è quello? Un cane? Un gatto? Non lo so. Attenzione, non buttiamo giù il gatto. E questo pare che si vuole far ammazzare. Oh, proprio quello che mi serviva. Grazie, tutti parleranno del mio prato in città. Ok, ti lancio un gatto, ok? Perfetto, da chi andiamo adesso? Ma i personaggi tutti quanti l'ho sbloccato. Sì, vabbè. Penso di aver sbloccato un po' dei personaggi, invece niente. Vabbè. Voglio proseguire un attimo di qua, eh. Vedere se magari ci stanno altri personaggi. No. Bella città questa. Popolazione. Oh. Hai costruito questo delizioso caffè, ma mi serve un'insegna accattivante che faccia sapere a tutti che ho aperto. Mi daresti una mano? Certo. Allora, sempre da qua. Abbiamo detto tra gli oggetti. Eccola qua. Va bene così, che dici? Non te l'ho messa nella posizione giusta, secondo voi? Ma porca miseria, aspetta. La metto qua, vabbè. Ok. Uno splendido lavoro. In cambio del tuo impegno ti dico che la cerimonia si svolgerà dopo la notte attraverso il sole. Ma ci hanno dato un sacco di mattoncini qua. Dovevo sempre parlare con te. Prima che tu vada, potresti dare questo frullato al mio migliore amico Superman. Dovrebbe anche aiutarti a trovare il tuo amico pirata. E certo. Vediamo a Superman, certo. Vado subito da Superman. Ma Superman o Superman finto? Ok, Lex ti ha mandato da me a chiedergli aiuto. Beh, come potrei dire di no? Posso parlare così con Superman? Sì. Non temere, ti aiuterò a raggiungere il tuo amico travestito da pirata sulle colline. Attenzione, Superman. Riuscimmo finalmente a raggiungere Barbacciaio, sperando che ci avrebbe aiutati a venire a capo della situazione. Oh, sapete che non sapevo che avremmo incontrato questo. Ok, qua. Allora, voglio prima distruggere qua. Oh, posso distruggere qua? Non mi ricordo. Sì. Che se no invece. Ecco, vedi. C'è un forziere. Bisogna pizzare le orecchie in questo gioco. Meno male che noi siamo esperti avendo giocato a Lego Worlds. Ma adesso ci meglio. Ok. Grazie. Allora, questo è il nostro. Ci servono un paio di generatori, non lo so. Generatori. Allora, no, doveva stare a portata di mano il generatore, sbaglio. No, non sta a portata di mano. Costruzione, oggetti, veicoli. No, inventario. Generatore, vai. Vediamo di non cadere. Perfetto, ascensore e andiamo. Occhio, meglio mettere i pugni, che non vorrei che magari abbiamo visite. Ma che è una discoteca là dentro, no? Grazie. Ok. Dai. Ok. Perfetto. Sì, è una discoteca. Oh, porca paletta. Non c'abbiamo il biglietto, non c'ho niente. Che vuole questa?
Scusa se hai detto qualcosa, il pensiero di immaginare del gelato tahitiano mi ha distratto completamente. Che darei per assaporarne un po' proprio ora? Sì, io vado di qua, ma non è che ho capito. Penso che dobbiamo pigliare il gelato. Aia. Serve... Oh, vigili del fuoco o irrigatore? Sì, ok. Il mio canetto in fiamme, che dolce gusto, utilizzo ironia. Ma non vorrei essere il solito antipatico. Io te lo spengo anche l'incendio. Però, sapete qual è il problema? Secondo te che gelato possiamo trovare qua tra... lo metto sopra la macchina, va bene lo stesso? Sì. Che gesto eroico, hai salvato il mio lavoro. Oh, guarda, è perfino rimasto del gelato. Ora sarà tipo sciolto, ma come minimo sarà sciolto. Vabbè, chi se ne frega, tanto non ce lo mangiamo noi, lo diamo al tizio. Perché tutti quanti hanno l'espressione come se avessero le mani sul pacco? Vabbè, andiamo avanti da quest'altra parte. E vediamo. Gelato ce l'ho, tranquillo. Un po' sciolto, un po' d'acqua sopra. Mi darà una scossa e forse mi libererà di questo misero contegno armonioso. Abbiamo sbloccato barbacciaio. Ma sul serio? Ah, pezzi, testa di barbacciaio. Ok, sì. Voglio vedere un attimo la cosa. Ah, e forse travestito possiamo entrare. Così riusciamo a ridare a barbacciaio un po' di... Forse normalità non è la parola adatta. In ogni caso, con rinnovata sicurezza in noi stessi, decidemmo di andare a cercare qualcun altro da aiutare. Ah, così devo andare. Porca paletta. Davvero questa musica non la digerisco per niente. Dobbiamo mettere fuori uso entrambi le torri con gli altoparlanti qui vicino. Vai a spegnerli. Quando si tratta di assumere il controllo di alcuni oggetti, barbacciaio sa sempre venirne a capo. L'hai capito, eh? No, non l'ho capita. No, non l'ho capita. Che faccio? Forse così. Ah, vedi. Non avevo capito che era questo. Ok. Ma là c'era un forziere, aspetta. Scusami un attimo, pardon. Questi sono importanti. Lo so che voi dobbiamo distruggere la musica e tutto, però poi dopo ci becchiamo i cimeli, ce li perdiamo. Qua ci sta un'altra cosa, pure importante. Occhio, io ce la faccio. Poi magari. No, non mi far questo. Vabbè, facciamo il trampolino che è meglio, Ok, mettimi un attimo qua. È importante, ragazzi. Lo so che voi dite, ma come è importante? Non ce la fa saltare. Lo so che è importante, però poi dopo, quando poi dobbiamo fare le missioni, non ci abbiamo i mattoncini giusti. Sì, che faccio? Ah, devo lanciare un'altra volta. Dovrebbe stare qua. Ok. Vai. No, giù. Che dice? La musica è finita? Gli amici se ne vanno? Tutto a posto? Oh, grande, grazie per aver spento quella musica. Ora posso starmene in pace senza fare nulla e in silenzio. Ok. Sì, però non ti posso vedere camminare così. Mi fai specie. C'è un altro forziere. Ok, comunque l'audio dei forzieri non l'hanno cambiato, l'hanno lasciato uguale. Anche il bug della raccolta dei forzieri l'hanno lasciato, sono fantastici. Quanto li adoro. Vi ricordate quando c'è stato un periodo in cui si poteva beccare una marea di roba, poi hanno capito che dovevano correggere quel bug? Si facevano soldi con la pala. Vabbè, non fa niente. Potrei ascoltare questa musica divertente e orecchiabile tutto il giorno. Io no. E lo farò anche tu per sempre, evviva. Ok, mi sa che devo fare la stessa cosa. Vai. Ci sia. Ah, devo cercare. Ok.
Perfetto. Grazie. Siamo dentro. Ok, serve una base per saltare. Allora. Oh, guarda, ce l'ho proprio a portata di mano. Attenzione, becchiamoci quelle che ci servono. Merci. Forse con questi trampolini potessi saltare anche meglio. Vabbè. Ce la fai? Vai. Giù e giù sia. Cioè, questi sentivano la musica tutto il giorno. E ti credo che... C'è un silenzio tombale adesso. Ma cosa mi era venuto in mente? Questa musica non è affatto il mio genere. Decisamente meglio l'opera jazz, rock, pop, progressive per me. Spegnere la musica ci era sembrata una buona idea, ma poco dopo qualcuno capì le nostre intenzioni. Chi? Ci avvicina. Non ho capito. Ciao, 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 sì. Arrivo. Oh, sì. Ce l'hai fatta, le torri con gli altopalanti sono fuori uso ora. Bel lavoro, grazie. Le guardie della regina sono qui, dobbiamo controllare la regina. Sì, mi attaccheranno sicuramente. Aspetta, sto mettendo un attimo i guantoni, scusami. Non so se questo può funzionare. Sì, però così mi avete accerchiato, vero? Gabba. Giardiniere. Ok, un chupa chups che c'hai. Ma è enorme questo chupa chups. Sì. Avanzo. Sì. Questo è mio. Grazie. Chissà se poi correggeranno come hanno fatto le altre volte, cioè tipo... Vi ricordate che all'inizio si poteva... Ah, così all'improvviso ci attacca... Oh, mi ha dato un cazzotto in testa, mi ha dato! Ma sei cretino! Un cazzotto in testa! No! Che si beccavano i mattoncini d'oro così a raffica, e poi dopo alla fine hanno corretto sta cosa. E l'hanno resa più... Anche ora. Vai, fammi vedere sta mossa così vediamo. Ma quindi ognuno c'ha una mossa, un'abilità. Gli abbiamo anche sfasciato mezza città, però non fa niente. No. Non riesco a saltare, ma dai, non mi dire. Ok, grande. Alza di qua, Bella sta cosa che ognuno c'ha la mossa, la super mossa. Perché mi sta seguendo? Che vuole, signora, scusi. Continua a seguire. Ok, che ci sta in aria? Io vedo. C'è qualcosa in aria, Vabbè. Ci siamo? Che Ah, ecco. Stavamo aspettando i nemici. Sai dove te lo faccio ingoiare sto chupa chups? Dai. Uno è andato. Ah, miseria. Ok. Questo è enorme, altissimo sei. Che cavolo? Ah, sembrano quella di un film, che non mi ricordo come si chiamano. Fiu, ce l'abbiamo fatta, bel lavoro. Ecco, prendi questo invito per la festa e datti una mossa. Un altro invito ci hanno dato. Dopo quello che avevamo passato, non ci interessava scoprire le altre stranezze di questo posto. Doveva pure esserci una via d'uscita. Ciao. Ok. Una via d'uscita. La gente si dispera e se ne scappa, Noi nel frattempo ci becchiamo tutti questi mattoncini. Ne ho beccati tantissimi qua, Allora, becchiamoci un attimo questo che mi serve. Cazzo, che città strana, Dico la verità. Un po' strana, Becca di tutti i cimeli, grazie, merci. C'è più niente credo, vero? No, ok, possiamo andare. Ciao.
La cerimonia devi attraversare il sole per raggiungere la notte. Noi chiedi, non chiedermi come, è così che funziona. Oh, che bello, accetto il tuo invito, grazie. Mi volevo beccare il cimelio un attimo, aspetta. Ah, vabbè, sembra facile. Però scusami, barbacciano, non ti voglio offendere. Lo so che c'è mezza gamba e è così. Voglio prendere qualcuno un pochettino più bravo, più atletico, capito? C'è uno un po' più... che mi dà un po' più di sicurezza. Vai, Rex, vai. Ok. Almeno è giovane, no? Ce la fai? Boh, vediamo di non fare brutta figura che magari mi cadi, Ok, questo ce lo becchiamo. Già stavate dicendo, ma dove vai? Ok. Ok. Che colori sgargianti che hanno. Aia. Non vorrei stare nei tuoi panni con quella mano, Ok. Questo non so cosa sia, Te pareva, vabbè. Scusate, ma l'ascensore la volevo far scendere, vabbè. Pugni d'acciaio. Pugni letali. Pugni d'acciaio secondo me è più bello, no? Ok. Dai, sfondiamo, vai. Ok. Quanti ne servono? Penso... Che è questo? Penso sia qualcosa. Dai, 15. E 15 ne abbiamo. Grande. Siamo stati bravi perché ne abbiamo raccolti parecchi, Oh, e qui andiamo in un nuovo mondo. Dai, ve lo faccio vedere e poi dopo andiamo nel prossimo episodio. Non sono cattivo, non vi lascio naturalmente questa curiosità. Qua penso di essere andato meglio. E infatti parecchia roba l'abbiamo becchiata. Dobbiamo andare a zona smistamento. Va bene. Ah, così mi arrivi a zona smistamento, come Emmet, a schianto. Ok, vabbè. Guarda quegli sfascerati, aiutami a riprovare, aiutami a riportarli al lavoro. Così, un atterraggio alla meno peggio, decidemmo di dare un'occhiata in giro per cercare i nostri amici. Va bene, ok, quindi siamo alla ricerca anche di in questo nuovo mondo dei nostri nuovi amici. Sembra oro là, vabbè, sarà forse Giada. Naturalmente, come è stato il video, questo è un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video, bye.